Questa è una traversa importante perché è stata rifatta totalmente con dei criteri di regolamentazione delle acque in quanto è pneumatica e soprattutto si è tenuto conto di un elemento importante, l'ittiofauna, cioè i pesci che non riuscivano per contro a risalire quello che erano, soprattutto in questo periodo riproduttivo, risalire quello che erano queste traverse, queste correnti, queste rapide. È stato creato questo manufatto che è zigzagante in funzione di permettere la risalita di tutti quelli che sono gli elementi dell'ittiofauna che devono andare a monte a deporre le uova. A monte significa proprio anche decine o centinaia di chilometri, quindi è importante questo. È soprattutto importante tenere conto che ogni volta che viene fatta una barriera, un ostacolo su un fiume o un torrente, c'è tutto un mondo sommerso che ha bisogno invece di ampi spazi di respiro. Ci sono laggiù dei gabbiani reali e dei gabbiani comuni, animali esotici nel senso che arrivano dal mare insieme ai cormorani, sono animali marini che si sono adattati benissimo alle grandi città per una semplice ragione: l'uomo è uno zozzone e quindi in città si trova facilmente cibo, soprattutto nelle discariche. Sono monitorati dalle varie associazioni ornitologiche e a seconda dei cicli così stagionali o addirittura anche annuali, le varie comunità possono aggirarsi anche in centinaia e centinaia di soggetti. Lungo l'asse invece del Po si sta radicalizzando quello che è una migrazione semistanziale. Una di queste è una piccola anatra coloratissima che si chiama anatra mandarino, che un tempo, fino a pochi anni fa, poteva essere solo di transito, invece adesso la si può vedere comunemente svernare qui nelle nostre acque.